sul cambiamento che anche la magistratura in questo paese ha fatto, no professore? Va fatto, no? La magistratura che si è aperta e non si è messo. Io vedevo in questo libro una magistratura arroccata, una magistratura che è contraddittoria anche quando assolve. La sentenza di appello viene riformata perché il giudice di primo grado fa quella che io chiamerei una sentenza suicida, in cui dice sostanzialmente sì, il reato non c'è, io vi assolvo, però costruisce tutta la sentenza come se gli imputati fossero colpevoli. Ed è questa la ragione per la quale poi la Corte d'Appello riformula e condanna lì dove il giudice di primo grado viene assolto. Qual è il punto centrale, il passaggio centrale che diciamo viene individuato come penalmente rilevante? È il giudizio sull'obiezione di coscienza. Oggi vi dico subito che un processo come quello a Don Milani non sarebbe sicuramente proponibile, finirebbe certamente con un'archiviazione, perché si tratta del normale esercizio di un diritto di critica o di un'attenuante della provocazione, perché non dimentico che i cappellani militari parlarono con quella insomma retorica un po' pomposa che in quegli anni ancora continuava a esistere, considerano un insulto alla patria e ai suoi caduti la cosiddetta obiezione di coscienza, che è estranea al comandamento cristiano. Vedete questo collegamento tra guerra, soldati e comandamento cristiano che fa molta paura. Ricordo sempre che le SS avevano sul cinturone Dio è con noi, quindi a me fa sempre molta paura, perché ritorniamo in quel campo in cui i campi si sovrappongono. E poi concludono dicendo: l'obiezione di coscienza, oltre che estranea al comandamento cristiano dell'amore, a me fanno paura tutti quelli che si ergono ad interpreti universali dei principi, no? Loro in questo momento scrivono ed erano loro interpreti dei comandamenti cristiani dell'amore, e espressione di viltà. Insomma, voglio dire, io oggi, anche forse se chiamo un camorrista con nome e cognome vile, forse rischia una querela per diffamazione, perché c'è un contenuto. A questa lettera, in maniera, devo dire, nella prima parte, opinabile, controvertibile, discutibile, ma di crescita perché di confronto, Don Milani risponde con una critica. Dice che le obiezioni di coscienza, lungi dall'essere dei vili, sono soggetti che esprimono un rifiuto di cui bisogna tener conto. Peraltro il concordato Stato-Chiesa, quello fatto nel 1922 da Mussolini, l'obiezione di coscienza la riconosce, ma soltanto per i sacerdoti. Perché non riconoscerla anche oltre? Sapete quanti anni ci sono voluti perché la legge sull'obiezione di coscienza in Italia avesse un minimo di riconoscimento? Si è arrivati alla definitiva sistemazione solo nel 2007. Con la legge 130, dopo che era stata introdotta una legge nel 72, 7 anni dopo la vicenda di Don Milani, al numero 772, peraltro una legge profondamente penalizzante, perché in realtà prevedeva un servizio civile sostitutivo del servizio militare, che è molto più lungo del servizio militare, e perché prevedeva una serie di regali di, no? Per cui l'obiettore di coscienza diventava di fatto un soggetto un po' penalizzato. Furono condannati quindi perché in questa risposta furono processati, perché in questa risposta Don Milani, quale autore, quale concorrente del giornale che l'aveva ospitato, diffondendo, vi renderete conto, una cosa era il piccolo foglio ciclostilato, un'altra cosa la pubblicazione su Rinascita, furono condannati poi in appello, furono processati, assolti in primo grado, poi condannati in appello il direttore, perché nel frattempo Don Milani era morto, perché ritenuto che questa prendere posizione sull'obiezione di coscienza venne ritenuta allora una istigazione a delinquere, quando in realtà probabilmente, sotto un profilo proprio di valutazione di un giudice, di un magistrato del 2017, è semplicemente una normale espressione di un diritto di critica. Oggi potrebbe riproporsi un caso come quello di Don Milani. Questa è la preoccupazione, questa è
diciamo, la riflessione che il magistrato intende portare in questa sede. Guardate, a me è una cosa perché personalmente fa molta paura, ma qui la Chiesa non è esente da colpe. È la trasformazione dello Stato in Stato etico. L'incapacità, di cui la Chiesa ha molte responsabilità, di distinguere i valori della coscienza, ma per avere una coscienza forse, questa è l'ultima parte, però bisogna fare un lavoro approfondito che parte nel tempo, i valori delle scelte individuali di coscienza dalle leggi dello Stato. E questo è il paese nel quale, per superare, per riacquistare dei diritti civili, vi sono state battaglie molto forti, riconosciute da un popolo italiano. Io ero molto giovane, però mi ricordo la sorpresa con cui appresi nel 74 la vittoria nel referendum sul divorzio. Per cui questo è un paese strano, è un paese che improvvisamente libera delle energie, ma insomma è il mio punto di vista, ma vi chiedo e vi chiedo, divorziare o abortire, che sono momenti drammatici, sono delle scelte individuali che uno Stato deve garantire formando la coscienza degli individui in modo che arrivino a quelle scelte drammatiche con la piena consapevolezza, o deve imporvi ideologicamente una delle due soluzioni, qualunque sia. Credo che uno Stato che abbia bisogno di questo tipo di imposizioni sia uno Stato che non aiuta a crescere i cittadini. E qui mi avvio alla conclusione. Sapete cosa mi ha fatto riflettere la vicenda di Dominare? La vicenda di Dominare mi ha fatto riflettere che sono d'accordo. Obbedienza e coscienza, l'obiezione di coscienza, la disubbidienza cosciente, sono concetti estremamente pericolosi. Primo, io credo che la fedeltà alle leggi, c'è una frase bellissima latina che diceva bisogna essere servi della legge per essere liberi. Il primato della legge è indiscutibile. La critica, la lotta libera, la stampa libera, i convegni, le scuole, le chiese devono servire a far nascere delle consapevolezze che possano portare nelle forme previste dalle leggi dello Stato al cambiamento delle leggi. Dicevo strada pericolosa, parlavo di una strada che si muove lungo due burroni molto profondi, anche quella che sfiora Don Milani nelle sue lettere. Perché vedete, quando si perde il faro della legge, quando si perde il faro della regola, perché la legge è questa, scelta dai nostri rappresentanti, non vi spaventate, perché c'è una terza e ultima parte del mio discorso che si ricollegherà a questo, ci si avvia su strade estremamente pericolose, che sono strade che purtroppo credo il nostro paese abbia conosciuto in passato in forme autoritarie. Il fascismo nasce con la marcia su Roma del 22, in cui un partito, che aveva una minoranza di soggetti eletti al Parlamento, ritenne che il Parlamento era un'aula sorda e grigia. E invece il Parlamento rimane per noi un presidio, e deve rimanere un presidio, come la Chiesa che è un presidio, a prescindere dagli uomini che ci si trovano. Allora, il punto di riferimento è la legge, ma il punto di riferimento è anche la critica delle vicende della legge. E qui arriviamo all'ultimo passaggio, che devo fare però perché altrimenti i primi due non si leggono, sono dei piedi disallineati. Vede, professore, la cosa che mi preoccupa è proprio quella mancanza di responsabilità e di coscienza. Noi abbiamo zone, ma non credo che dobbiamo andare molto lontano per dire che ci
ci sono quelle zone in cui il voto non è libero. E se il voto non è libero, e se il voto è controllato dalle organizzazioni mafiose o paramafiose, o se il voto è l'espressione di accordi che i processi hanno svelato da tempo in Sicilia e di recente anche in Campania, fra politica, camorra e imprenditoria, si inceppa il meccanismo della democrazia. Il Parlamento forse diventa non quel luogo sacro che deve essere. Io quando passo davanti al Parlamento mi confesso, mi commuovo, perché penso che il sangue che c'è stato di chi per me ha fatto una lotta giusta per attribuire al nostro Stato un Parlamento libero. La democrazia è davvero una cosa, io ritengo, bellissima. Io scelgo delle persone che mi rappresentano, la scelgo sulla base di ideali che condivido con quelle persone. Quelle persone, coerenti agli ideali che io ho condiviso, faranno delle scelte sulle leggi, sulla gestione, che dovranno rispettare quegli ideali. Certo, tutto questo è un se. Se io non voto secondo l'ideale, ma voto secondo regole di clientelismo o peggio, sistema salta. Se io non mando a rappresentarmi delle persone sulla base di un progetto ideale condiviso, quelle persone andranno a rappresentare altro. E voi lo sapete che è così. È una realtà tristissima, ma che oggi purtroppo ha subito livelli intollerabili. E mi avvio alla conclusione. Io però non sono pessimista. Come, e lo dico sempre, perché devo dire che sono orgoglioso. Sono orgoglioso di far parte di un ufficio, la Procura di Napoli, che in un territorio in cui vi erano omicidi quasi quotidiani, in cui in un giorno ci furono ben 8 omicidi, mi riferisco al settembre del 2008, 8 omicidi in provincia di Caserta, per cui poi mi fa ridere e dice che Gomorra è un'esagerazione. Gomorra è quella faccia che noi non vogliamo vedere, perché siamo sempre convinti che tanto non ci tocca, non è vero, no? La camorra non ci interessa, perché la camorra non siamo noi, e invece la camorra magari è il vicino che abita a fianco a noi. La camorra è quella persona che ci viene a chiedere il voto non secondo quel progetto ideale che dicevamo. Bene, dicevo, dal 2009 in poi, in questo territorio vi sono stati un o due omicidi, e da anni non vi sono omicidi di camorra, mentre a Napoli continuano a spararsi anche oggi. I più grossi latitanti, come prima vedevamo fare a Palermo, sono in carcere condannati alla pena dell'ergastolo. Solo Falcone Borsellino ce l'è riuscito. Credo che questo sia stato possibile perché c'è stato un raddrizzamento della schiena, perché questi risultati non si ottengono soltanto con l'azione militare. Allora mi avvio veramente alla conclusione. E spero di essere stato fedele a quell'essere uomo dello Stato, ma capace di elaborazione critica, come il cittadino deve essere capace di fare. Credo che tutti noi abbiamo un dovere, veramente tutti i giorni. Io dico sempre, quando vado nelle scuole a fare le giornate per la legalità, dico sempre ai ragazzi, concludendo, e vorrei concludere qui anche adesso così, mi piace, se di tutto quello che vi ho detto, che è sicuramente estremamente inutile e poco affascinante, vi serve stasera per buttare un attimo di riflessione, che magari quando verranno a chiedervi il voto senza il progetto ideale, un attimo penserete che state tradendo il ruolo di cittadini, io sarò estremamente contento, perché dalle piccole cose che si possono cambiare, forse questo non le diceva un uomo dello Stato, ma le diceva un uomo della Chiesa. Grazie. Grazie. Magistrato da
Alessio per la chiarezza, per aver toccato i punti centrali degli scritti di Don Lorenzo Milani e soprattutto anche a lui per la fedeltà al tempo. Va bene, allora adesso possiamo aprire il dibattito, ecco, possiamo aprire il confronto su quanto abbiamo ascoltato. Qualcuno ha anche letto il libro, perché prima abbiamo anche distribuito, abbiamo anche dato dei testi comprati con uno sconto particolare che sono, vi ricordo, ancora disponibili alla fine, vi ricordo ci sono ancora delle copie disponibili di questo importantissimo libro. Allora apriamo il dibattito rispetto a quanto abbiamo toccato. Prego. C'è il microfono. Forza, i giovani che hanno letto il libro, su, forza. Oh, ecco qua, brava Laura. Vai Laura. Dal liceo classico Cneo Nevio. Allora, io avrei una domanda per il magistrato. Nella lettera ai cappellani militari, Don Milani sottolinea come le uniche armi che lui approva siano soltanto lo sciopero e il voto. Io sempre più spesso, anche tra gli adulti, sento frasi del tipo no, che serve votare, cosa vado a fare alle urne. Cosa rispondere a persone che dicono queste cose? Come convincerli che il voto ha ancora un grande valore? Ok, allora se c'è, raccogliamo delle domande, ovviamente risponderà anche il professore in merito. Prego. Forza giovani, su! Ce ne sono diversi che l'hanno letto il libro, quest'anno abbiamo fatto il campo in Sicilia proprio sul tema, su queste lettere di Don Milani, I care. Forza! Prego, Carmela. Domani si sono dei crampi e stanno seduta con dei problemi. Innanzitutto buonasera. Sì. Io ho letto il libro. Sì. In un paio d'ore. È una lettura che mi appassiona e che ho provato a fare negli anni. È menzionato nel libro anche Gandhi, una persona che ha imparato ad amare e a rispettare. Io vorrei fare una domanda sia al magistrato che al professore, ma anche a voi, Don Mariano. Non sono il relatore, no? No, ma lo faccio anche voi in quanto rappresentante di Chiesa. Non pensate che mancano maestri? Ho finito. Grazie. Raccogliamo una terza domanda? Ce la facciamo? Ce l'abbiamo una terza domanda? Non ce l'abbiamo, per il momento non ce l'abbiamo. Allora, adesso passiamo la parola prima, facciamo prima al professore. Ok. Sulla domanda dei maestri, sì, abbiamo molti cattivi maestri. Abbiamo molti cattivi maestri e pessimi esempi. Ma non mancano anche i maestri. Il problema è che ai maestri spesso non viene riconosciuta la voce d'attenzione. Abbiamo molti maestri televisivi, di salotti televisivi, e sono quelli che contribuiscono al rimbambimento generale, alla confusione e anche all'abbassamento del senso della percezione della legalità, perché evidentemente il contraltare anche questo, ovvero la conseguenza anche questa. E non so che cosa poter dire. Abbiamo maestri, sì, e ci dobbiamo affidare innanzitutto allo studio. E è apparso così evidente, devo dire, quando Mariano mi ha detto, dice, inviteremo un magistrato, io ho temuto inizialmente. Quando poi mi ha detto, perché già ci siamo incontrati, che era il dottor D'Alessandro, sono stato ben contento, per cui insomma c'è un apprezzamento.
in partenza, insomma, è stato confermato, perché noi, come lui diceva, abbiamo un problema della formazione della coscienza che non è una cosa che si realizza in una giornata, ci vogliono generazioni. E l'attesa che si ha nei confronti della magistratura e delle forze dell'ordine è spropositata, perché giustamente il magistrato ci dice qui, e nessuno può contraddirlo, perché la realtà, abbiamo ottenuto dei risultati notevolissimi, e questo va bene. Ma non possiamo chiedergli di più, cioè non possiamo chiedere ai magistrati e alle forze dell'ordine di formare le coscienze, se non in una forma molto indiretta, ma i protagonisti della formazione della coscienza sono i cittadini, sono le famiglie, sono la scuola e la società, cioè non possiamo attribuire loro ulteriori responsabilità, ne hanno già abbastanza e difficili da assolvere come compiti. E invece si è creata in Italia questa sorta di delega e appesantimento di funzioni e attese vane, perché non è questo il compito. Vedono, c'è un aspetto inquietante, il dottor D'Alessandro lo avvertirà come me, come cittadino e come molti di loro, è che c'è una quantità di situazioni che emergono, per esempio dalle intercettazioni telefoniche, che non sono penalmente rilevanti. E dunque sulle quali il magistrato e le forze dell'ordine non possono dire, ma noi non possiamo fare nulla, insomma. Direi anche giustamente, non si può fare nulla, no? Non c'è nessun reato. Ma c'è qualcosa di più grave, che è una immoralità diffusa, che è molto più grave e capillare. Non so se è chiaro questo discorso. Allora, pensare che soltanto l'aspetto penale sia sufficiente è un errore gravissimo. Perché alcune intercettazioni che ci lasciano uno spaccato oggi, perché c'è questa voglia anche di bloccare tutto, insomma, non solo perché si vogliono bloccare le indagini attraverso il blocco delle intercettazioni, ma anche per quello che emerge, cioè la risata che ricordava giustamente il dottor D'Alessandro, quella non è punibile come risata, no? Evidente, ma è un reato morale molto più grave, direi, perché è quello che in qualche modo non è percepito. Ed è l'aspetto diffuso, ed è quella illegalità diffusa che di per sé non commette nessun reato. Ecco, i morti non ci sono, il controllo è maggiore, ma noi sappiamo però, e vengo al discorso del voto, come possiamo pretendere da giovani e meno giovani che vivono nella nostra nazione, nella nostra regione, nella nostra provincia, la condizione di schiavitù della quale parlava Milano, che è il lavoro nero, il lavoro in condizioni di schiavitù, ed è dappertutto qui. Allora capiscono che il voto libero ci può essere. Anzi, perché le persone dovrebbero andare a votare se si trovano come schiavi? Per cui apparentemente siamo in una democrazia, ma in realtà queste persone che lavorano dalle 7 alle 8 di mattina alle 8 di sera per un euro e 50 l'ora, perché questa è la realtà, nei nostri ristoranti, pizzerie, bar, studi professionali, attività lavorative diffuse, è evidente che queste persone che possibilità hanno di crescita della cittadinanza, della consapevolezza? Ecco che allora poi ogni forma di acquisto del voto è sempre possibile. Ed è quello che poi realizza, è quell'elemento che spezza ciò che il dottor Alessandro diceva. Lui diceva, il Parlamento, ma se poi nel Parlamento si ritrovano questi meccanismi, viene meno tutto questo. Ecco il baratro nel quale noi ci troviamo, e ci ritroviamo a ogni elezione. Per cui Milani diceva realmente questo, il voto e il sindacato e lo sciopero, no? E poi abbiamo visto come sono state svilite queste cose. Ciò non significa che non sono delle alte idealità, però sono state, qui dobbiamo essere consapevoli, svuotate. C'è il tentativo di svuotarle, un tentativo in alcune zone della nostra nazione riuscito. Ecco l'appello di Milani, di allora e di oggi. Sono stato in Sicilia, dove hanno dato, fra i tanti titoli che hanno dato a questi incontri, un titolo bellissimo, Don Lorenzo Milani, due punti, ci aspetta nel futuro.
e mi è sembrato veramente straordinario, ci aspetta nel futuro, perché è già oltre e ci indica quali possono essere le strade. E la strada innanzitutto è la strada di una formazione delle coscienze. Non basterà mai l'aspetto repressivo, importantissimo, necessario, ma se non sono formate le coscienze, la repressione di per sé non ci garantirà la cittadinanza, la consapevolezza della cittadinanza. Ecco perché Milani insiste su questo punto. E la sua scuola è fatta in questa dimensione, cioè quella dimensione di rendere innanzitutto cittadini. La frase famosa di Milani, che racchiude un po' tutto il suo progetto, da bestie a santi, di un passo solo non si può diventare. Bisogna prima diventare esseri umani, cioè cittadini, in grado di essere consapevoli dei propri diritti e dei propri doveri. Questo significa però che non lo otterremo nel giro di una generazione. Occorrerà un investimento di generazioni. La strada che si percorre è esattamente il contrario. Pensino alla condizione delle nostre scuole. Pensino alla linea di continuità dei nostri ministri dell'istruzione. Chiudo. Il ministro attuale dell'istruzione ha voluto presentare l'opera di Milani a Milano e in quell'occasione ha anche detto farò un convegno il 5 giugno per tutte le scuole italiane, e già qui si è scoperto che non era molto consapevole la ministra che il 5 giugno le scuole sono già quasi chiuse, no? Questo è già un'indicazione che si restituisce un'idea, dice, ma dove vivono questi? Insomma, lei e i suoi collaboratori. Ha fatto un convegno, dovevano essere collegate tutte le scuole d'Italia, forse ce ne erano 6-7, e poi in quell'occasione ha annunciato che Milani sarebbe diventato materia scolastica per tutte le scuole d'Italia. È stata una promessa di giugno, non era il pesce d'aprile, ma lei l'ha vissuto così, perché questo non è accaduto. Ma concludo. È evidente che siamo davanti a un'ennesima mistificazione, perché se il ministro avesse letto l'opera di Milani, anche soltanto lettera una professoressa, si sarebbe resa conto che la scuola va in una direzione esattamente opposta. Mi spiego, qui ci sarà qualche insegnante e anche qualche studente che avrà sentito probabilmente parlare di una istituzione, terribile istituzione, che realizza ogni anno dei test, la cultura crocette, i test invalsi, vero? Ecco, posso dire che in questi incontri in tutta Italia non ho trovato uno studente e un insegnante che fosse favorevole a questi test invalsi. Magari giustamente questo le può essere sfuggito. Ogni anno le scuole italiane vengono invasi da questi test. Sono test a crocette. Una domanda, un'affermazione, bisogna barrare le tre crocette. La cultura si stabilisce così di me. Ma questo è ancora secondario. L'aspetto che è proprio contro Milani è questo. Le scuole che ottengono il risultato maggiore ottengono maggiori finanziamenti e quelle che ottengono risultati minori non ne ottengono proprio. Ora capiscono, questo è un principio dell'ingiustizia, della giustificazione dell'ingiustizia. Mi spiego. Prendiamo un liceo, io non sto condannando chiaramente, prendiamo un liceo di Roma, di Milano, del centro, frequentato da chi? Frequentato da persone, da ragazzi che vengono da famiglie di magistrati, giornalisti, industriali, professori universitari, chiaramente sono ragazzi, voglio chiarire, non sto dando nessun giudizio, anzi, è bene che sia così, ragazzi fortunati che hanno famiglie che possono mandarli all'estero a studiare le lingue, gli fanno seguire le lingue quando sono a casa, in cui ci sono libri, occasioni, che possono andare a cinema, a teatro, e questi ragazzi chiaramente fanno il test e sono più favoriti. Prendono invece un liceo della Calabria o una scuola professionale della Calabria, in un paesino non proprio piccolo ma sperduto, dove non c'è una biblioteca, dove non c'è nulla, è chiaro che i risultati saranno più bassi, evidente, no?
E chi dobbiamo favorire? Chi dobbiamo sostenere? Quelli. Cioè che diamo più soldi a quelli che già hanno. Questo è il principio di Milani. Non si possono fare parti uguali tra diseguali, perché è la maggiore contraddizione. Ebbene, il nostro ministero, la nostra politica stabilisce invece proprio questo. Le risorse vengono date in modo capovolto. È il principio dell'affermazione e della giustificazione dell'ingiustizia. Non si formano così i cittadini. Dobbiamo proprio nelle aree più depresse, ma andiamo soltanto a Napoli. È evidente, chi vive in un quartiere che è una città come Scampia, è chiaro che parte svantaggiato, poi farà di tutto per riuscire, però certo non è la stessa cosa che stare, tanto è vero, non lo sanno. I ragazzi di Scampia, del liceo di Scampia, che fanno cose bellissime, giustamente si vergognano di dire che sono di Scampia, perché è un marchio. E purtroppo, attenzione, questo marchio tanto più è forte a causa di propaganda televisiva, sceneggiati e tutte cose che devo dire sono diseducative al massimo grado, perché non aiutano assolutamente i ragazzi a comprendere e la cittadinanza a comprendere che cos'è. Un conto è l'attività dei magistrati e delle forze dell'ordine, altro conto sono, non so se è d'accordo, certi sceneggiati e certe cose che hanno un valore esattamente diseducativo al contrario. Grazie professore. Allora la domanda parla di Alessandro, magistrato. Allora, voto e maestri. Sul voto credo di aver già detto prima, però mi vorrei riallacciare perché poi torna anche su questo tema, no? Io sono un po' meno d'accordo di lei, professore, sul fatto che ci sono certi sceneggiati che non mi piace detto così. Lei sa che c'è un grosso dibattito, no? A cui hanno partecipato anche autorevoli magistrati, circa la validità, fra virgolette, di diciamo, chiamiamo il nome, no? Rappresentazioni come comunque. Io penso, primo, che in questo territorio, per esempio, fosse un grazie a Roberto Saviano, i casertani dovrebbero dirlo, visto che grazie a Roberto Saviano i casalesi sono diventati non più il clan di paese che era facilmente occultabile in precedenza, ma sono diventati un'emergenza nazionale. Poi sa perché non sono d'accordo? Non sono d'accordo perché, vede, lei mi ha detto una cosa, sono talmente orribili che non li guardi mai, non li guardo mai. I talk show con c'era un programma, almeno se lo fa ancora, la famosa giornalista che poi a Natale pubblicava anche i libri, che era, cioè voglio dire, non lo so se farà quello e comunque, insomma, sotto il profilo formativo quale sia meno efficace, no? Dico sempre che il problema è quello della elaborazione critica di chi lo guarda. Per cui parlare dello sceneggiato, quindi degli eroi, delle positività o della negatività di un paese che si è consentito di tutto, perché è un paese che in particolare, insomma, di recente, negli ultimi anni, si è consentito di tutto. Mi sembra, vedete, mi fa sempre ridere quando dicono che le inchieste della magistratura del 92 hanno distrutto il paese. Ma, cioè voglio dire, l'ha distrutta la corruzione o l'hanno distrutte le indagini? È come se dicessi il chirurgo ha distrutto l'armonia di un corpo perché ha inciso un bisturi. Ma il problema è del chirurgo o della necessità dell'intervento? Vedete, fa ridere. Però vedete, prima il professore Tanzarella citava
le intercettazioni. Cioè, ovviamente c'è un problema di limite di tutela della privacy. Non so fino a che punto, dovremmo fare un altro dibattito, è giusto che lo strumento dell'intercettazione, che non ci dimentichiamo, è uno strumento di acquisizione di una prova, non di una dimostrazione della scempiaggine o peggio di un politico, di un imprenditore o di un magistrato, perché l'intercettazione non serve a quello, l'intercettazione serve a raccogliere la prova, per cui la risata, se non è rilevante come prova, io in realtà nel momento in cui la pubblico, la diffondo, sto cercando di trovare una sanzione diversa per quella persona utilizzando uno strumento che la legge non prevede per me. Questo dobbiamo dircelo con chiarezza, credo che mi avete conosciuto, non sono uno di quelli che adesso vi fa la Filippo, dei problemi di sotto. Il problema non è tanto quello, vede, di avere un dibattito sulle intercettazioni, per cui scoprite che addirittura un pubblico ministero delle riserve sulle intercettazioni ce le ha. Il problema è che oggi, lo ripeto, è questo è un paese in cui si è perso il gusto della contrapposizione onesta. Per cui io ascolto il professore Tanzarella, moltissime cose che ha detto le condivido, qualcun altro no, gli riconosco davvero grande onestà intellettuale, grande capacità di analisi, quello che non condivido è oggetto di riflessione e di valutazione, perché ci riconosciamo legittimazione. Questo è un paese in cui non ci riconosciamo più legittimazione, questo è il punto. Questo è un paese nel quale quando una persona si siede nel talk show serale, non sappiamo se dice, io voglio parlare di temi miei perché non sono colto come il professor Azzolini, ho paura di andare su altri temi, però quando si affronta il tema delle intercettazioni, io non lo so se che contrario alle intercettazioni si pone veramente il problema di dire non voglio che sia violata la privacy di un cittadino con uno strumento che non è finalizzato a violare la privacy. E ha ragione, e quando invece quello stesso oggetto non monta tutta questa caciara perché le intercettazioni gli fanno paura. Vi ricordate, in passato c'è stato il problema dei pentiti, bella la nostra collettività che sui pentiti e sulla slabratura di alcuni istituti giuridici non ha detto una parola quasi durante l'epoca del terrorismo. Dove bastava la parola di un pentito, di consiglio, per dare l'ergastolo ad una persona come mandante morale di un omicidio, dove si allargava il concorso per cui una persona che era il laboratore delle strategie delle Brigate Rosse rispondeva di concorso agli omicidi che facevano le Brigate Rosse. Beh, giusto, non lo so, non mi interessa, non è questo il punto. Il punto è che all'epoca, siccome c'era condivisione giustissima del fenomeno da abbattere, il terrorismo, problemi non ce n'erano. Nelle poche voci di persone, vedete, c'è un libro molto bello, professore, lei sicuramente lo conoscerà, di un mio ex collega, Gianrico Carfiglio, che si chiama La manomissione delle parole. Ed è un libro bellissimo perché gira su un'idea forte, cioè di come siamo stati bravi noi a distruggere nel tempo il significato delle parole, l'abbiamo manomesse. E la parola è lo strumento convenzionale attraverso il quale io trasmetto le mie idee, ciò che voglio fare o ciò che voglio dire. Questo è un paese in cui, a mio avviso, si corre forte il rischio di una perenne manomissione delle idee. Però badate bene, e ho veramente concluso, e rispondo quindi anche alla domanda sul voto. Io non tollero, non accetto neanche, scusate per questo a dire questa forte, ma serve introdurmi retoricamente il concetto, che il cittadino se ne lavi le mani. Cioè, noi abbiamo molto un atteggiamento, per cui tocca sempre agli altri fare i conti. Per esempio si dice, ma questa classe politica, ma la classe politica, proprio perché siamo in democrazia, la scegliamo noi. E quei soggetti, quelle persone di cui poi non condividiamo l'azione, beh, le abbiamo scelti noi.
Essere cittadini consapevoli, signori, costa fatica. Essere cittadini consapevoli costa impegno. Oggi sapete perché è triste la condizione. Oggi si ha quasi l'impressione che essere persone oneste per bene non conviene più, perché abbiamo una serie di carenze di interventi. Io quando ero piccolo, ma forse tradisco qui la mia idea di una volta, idea intellettuale per carità, pensavo che lo Stato fosse una cosa che ti prendesse e ti proteggesse sempre, perché lo Stato vedevo in qualcosa che era mio. Era un'idea sbagliata, sbagliatissima, pericolosamente tra l'altro convergente con alcune idee, insomma, non proprio poi nel corso degli anni ritenute meritevoli. Però non pensavo neanche di arrivare alla maturità e anche più in cui lo Stato lo vedevo, parlo dello Stato, quello che interviene completamente. Ieri sera parlavo con un medico che lavorava nella struttura pubblica, che mi diceva che lui aveva, ben pur presente, un bravo medico, un medico che è particolarmente scrupoloso, un oculista che aveva liste di attesa di 440 giorni. Per cui immagino una persona che ha un glaucoma e non può curarsi da solo. Io non pensavo di arrivare da quell'idea di Stato a questo. Però volevo dire, il voto, andare a votare o no, io credo che il problema sia quello di utilizzare l'arma del voto. Utilizziamola. Ma utilizziamola non solo la domenica mattina quando dobbiamo andare a deporla e il nostro gesto sembra inutile perché è un su 32 milioni, per cui dici vabbè, ci vado o non ci vado, tanto già si fa. Utilizziamola prima. Utilizziamola da cittadini attivi e consapevoli. Utilizziamola cacciando via chi ci vuole comprare. Utilizziamola difendendo la nostra dignità. Allora sì, allora ha ragione il professor Danzarelli. Allora forse di carabinieri e magistrati, che attenzione, quello che lei diceva, professore, che è molto giusto e a me fa molta paura. Oggi tutto è stato spostato sul piano del controllo della legalità del magistrato. È pericolosissimo questo. È pericolosissimo perché a me hanno insegnato che il controllo di legalità della magistratura è l'ultimo dei controlli. Perché vedete, lo Stato, l'organizzazione statuale, è veramente come un organismo. Dovrebbero essere prima gli anticorpi che ognuno di noi ha dove intervenire. Lo Stato e le forze dell'ordine sono dei chirurghi e intervengono quando a volte il fenomeno si è incancrenito. Io spero un giorno di poter trovare, di poter avere, diciamo, un lavoro meno impegnativo, perché quello sarebbe il segno che le cose funzionano un po' meglio. Ma ricordate che per farle funzionare meglio non dipende sempre e solo da noi, forse anche quello che facciamo giorno per giorno. Ci sono altre domande? Non ci sono altre domande? Prego. Io voglio essere una cosa, no? Sì. Vado così bello di queste cose, la magistratura. Cioè. Allora perché le persone di 25 a 18 ogni due si impegna perché le cose vanno bene, e gli altri vanno sempre male? Questo lo faccio la domanda a tutti. Perché anzitutto bisognerebbe vedere se ognuno di noi si impegna, se quella valutazione di impegno è una valutazione che diamo noi stessi, e come lei sa, noi stessi con noi siamo sempre un po' buoni, no? Nel senso che siamo sempre pronti a perdonarci, a considerarci, a giustificarci, quindi innanzitutto si impegna, bisogna vedere che cosa si intende per questi impegni. Poi perché, come diceva giustamente il professore Tanzarella, le cose cambiano giorno per giorno. Io propongo un esercizio a tutti. Se ognuno di noi, da domani in poi, volta per volta, dal momento in cui entra nel bar a prendere il caffè facendosi rilasciare lo scontrino, a collaborare con le forze dell'ordine quando chiedono che magari è stata commessa una rapina, se qualcuno ha visto, di raccontare quello che ha visto, proviamo ognuno di noi a fare questo piccolo esercizio e magari a fine giornata di dire: per 3-4 volte ho fatto qualcosa che istintivamente non volevo fare, ma l'ho fatto perché... Allora, professore, vuole dire soltanto due parole sull'obiezione di coscienza e chiudiamo.
Soltanto giustamente il dottor D'Alessandro ricordava quanto è scivoloso e difficile il passaggio attraverso il discorso e l'obiezione di coscienza, ma è evidente questo, era implicito in quello che lui diceva, ma forse diamo un altro elemento. Qui non si tratta della disobbedienza alle leggi, nel senso che io parcheggio in divieto di sosta o cose simili, ma invece ci sono condizioni particolarissime, eccezionali, nelle quali il cambiamento della legge può avvenire soltanto se ci sono gruppi di persone che, pagando in prima persona, e attenzione appunto, nella totale non violenza, e questo va chiarito, dunque senza ferire nessuno, si assumono la condizione della disobbedienza, che non significa non pagare le tasse per intenderci, ma della disobbedienza rispetto a una legge che giudica un'incoscienza ingiusta e che vorrebbero far cambiare. Ma questa ingiustizia di alcune leggi, loro pensino, per esempio, esempio classico, l'anno prossimo ci sarà la ricorrenza tristissima, le leggi razziali. È evidente che si tratta di casi limite e non della disaffezione o della contraddizione rispetto alle leggi. A qui però si arriva attraverso una formazione della coscienza, non la disobbedienza. È chiaro, questo, in questo nostro territorio questo va sottolineato due volte, perché altrimenti giustamente ci può essere, questo è il primo punto. Il secondo, giusto per concludere, quando c'erano le targhe, ricorderanno, la nostra targa era CEDI, e la cosa non era molto semplice da spiegare a mia figlia, perché andando verso nord mia figlia diceva, era piccolina, papà perché ci fermano sempre a noi? E perché non c'era uscita dell'autostrada dove non ci fossero carabinieri o polizia che ci fermavano perché eravamo la targa CE. Quando sono cambiate le targhe ne abbiamo avuto un grande giovamento, però ancora il copritarga ci mettono, e allora mia figlia la prima cosa dice, papà dobbiamo cancellare la rivendita dell'auto. Ecco, purtroppo questa è cosa da poco. Quello che ricordavamo insieme io, il dottor D'Alessandro e altro, cioè il marchio che si portano dietro tante persone. Scampia sono 100.000 abitanti, forse lui potrà dire molto meglio di me, ma forse sono qualche centinaio che si danno ad attività illecite, non di più, illegali, gravissime, ma in altro c'è gente per bene. È una città, 100.000 abitanti, più grande di Caserta. Tuttavia, però, abbiamo creato e incentivato questo marchio infamante, e questa è una condizione molto difficile. Io voglio chiudere ringraziando, poi sono tornato con grande piacere di vedere il sindaco e ringraziare Mariano e augurare a tutti voi buon Natale, soprattutto ai giovani studenti che nella scuola non tutti sono favorevoli a 2000 anni, questo lo so, che coraggiosamente insieme agli insegnanti, anche loro coraggiosi, perché non tutti gli insegnanti dunque sono favorevoli a 2000 anni, hanno letto questo libro. Io penso che questa lettura non finisce qui, li accompagnerà nella vita. Buon Natale a tutti. Allora, chi volesse il testo può prenderlo, ecco, grazie a tutti.